Una full immersion di 4 giorni, da martedì fino a venerdì, sia in attività indoor che outdoor, con lezioni in aula tenute da docenti, esperti del settore, comunicatori e uscite didattiche sul territorio. Ragazze e ragazzi dell'Istituto Nautico Artiglio di Viareggio sono i protagonisti del primo progetto di educazione ambientale Nautici in Blu, promosso dall'Associazione Mare Vivo, col sostegno della MSC Foundation, destinato a 13 istituti italiani. Nautici in Blu è un progetto pensato esclusivamente per gli studenti degli istituti nautici, cioè gli studenti che hanno scelto il mare nel loro futuro e devono avere quindi la consapevolezza dell'importanza della tutela del mare. Sono anche la generazione Z, quella che si troverà ad affrontare la transizione ecologica, e quindi noi vogliamo fare in modo che abbiano gli strumenti necessari di conoscenza per affrontare il futuro. Dalle lezioni in classe all'uscita sulla spiaggia della Lecciona, un ecosistema protetto e reso fragile tuttavia dall'inquinamento del mare e delle dune da parte dell'uomo. Basti pensare a quanto il comune di Viareggio deve impegnare di risorse per mantenere pulita la città e le nostre spiagge. E la soluzione più efficace, più importante che si può intraprendere è quella di trasmettere un messaggio alle future generazioni, cioè insegnare a mantenere pulito un ambiente. Sono stati molto contenti anche di fare la pulizia. La cosa che gli è piaciuto di più, oltre a vedere il Marco Verdone che veniva in kayak e che gli ha spiegato anche un po' come funziona l'ambiente marino visto dal kayak, dal mare direttamente, sono stati contenti di fare la pulizia della spiaggia. Le persone fumano, così sporcano la spiaggia, lasciano tutti la spazzatura per la spiaggia e non va bene questa cosa. Abbiamo una spiaggia unica e va mantenuta bene, e chiaramente queste iniziative sono molto importanti.